Va bene, niente, qualità più bassa, ce la teniamo così. Tu mi hai detto che hai trovato un cristallo. Ah, ma io ce l'ho rosso. Sì, perché c'è un cristallo su una trave. Se alzi la testa, c'è una cosa che luccica sopra una trave. Mi luccica. Sparagli. Sul lato destro, cioè di fronte all'ascensore. Alza lo sguardo, su c'è una cosa che luccica. Sul lato sinistro. Lato sinistro. E lì sta su spara. Cade per terra ed è un cristallo. E la stanza Pazzesco. diventa. Boh, Va bene. Andiamo possiamo avanti. andare nell'altra stanza, sì, perché qua abbiamo preso Andiamo a sinistra o giù? tutto. Ma giù è da dove siamo venuti, mi pare, Eric. O sbaglio? No, sbagli. Siamo venuti da fuori. Ma tanto vedo che l'unica porta che possiamo andare è quella davanti. Io ho due porte, fa una a destra, una su. Vai avanti di una porta. Ah, aspetta, io non c'ero entrato. Ok, ok, Andiamo a ok. destra. Andiamo a destra prima, esatto. E chiusa dall'altro lato, vedi, bastava chiedere. No. Qua c'è qualcosa, perché qua mi sa che io ce l'ho ancora. No, aspetta, apri. Niente, non c'è Mi niente. spacco Andiamo sti giù. vasi di merda. Ah, c'è. Tra l'altro, porta pazienza, ma visto che tanto sta console fa schifo, non posso registrare, io mi attivo l'audio che voglio io. E dai. Un'altra roba. Tanto la registrazione destinata. Cosa cazzo? Apro la porta. Io qua sono nella hall di Resident Evil 1. Esatto. Qui è il suo urlo. Restituisci le maschere agli angeli, la porta per... Perché devono partire dei video, raga? Iniziamo a scassare la minchia. Ma che fa? Vabbè, raga. Abbiamo già spaccato i Mother, coglioni, ve lo sto I dicendo. bring you fresh prey. You are Flash so Prey. kind to me, daughters. Guardala quanto è grossa. Now, let's take a look at him. Guarda che Valchiria. Well, Ethan Winters. Ci siamo visti You 2 minuti fa, escaped ci siamo my visti. little brother's idiot games, did you? Let's see how special you Quindi Yes, sono... mother. Quindi sono tutti fratelli. Aia. Vabbè. Starting to go a little stale. The less developed Stagionata tua members quicker madre. the better. I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. Later, well, there will be enough for everyone. Occhio. Pazzesco. Udema. Oh, be careful what you wish for. Ma devi dare il capo di... Tu cazzo sei alta. Basta così. Quindi... Vabbè, qua il virus è andato oltre perché le ragazze che si materializzano così, tipo, cioè. Sì, vabbè, ma questo l'abbiamo già visto. Ma...
Ah, ma tu sei tutto picciu. Guarda. Ma sei scemo, tio. Sì, sì, un po' d'acqua ossigenata, passa tutto. Ci sta le gambe fuori uso, le mani fuori uso, tre dita da una parte. Ha voglia che ti gira la testa. A posto, posso già tenere le armi, sì, sì. Tutto ok. Bastava l'acqua ossigenata, non è un problema. No. Ah, qui dove dorme la bastarda? Tanta roba. Calice rosso. Ok. Allora, vediamo cosa c'è in questa stanza. Ancora c'è devo una leva. Vedere. Ma che cazzo, ma sta gente fa? Dove vive? È un castello. Allora. Ah, boh, c'è solo il calice rosso da prendere qua. Andiamo qua. Cosa c'è in questa stanza? Una serratura facile da scassinare. Quanto mai scassinato i coglioni? No, non c'entro qua dentro ancora. Perché c'è sotto il camino, c'è una roba, ma niente. Ma tanto c'è una porta. Non c'è niente da leggere. Andiamo giù dal camino. Sì. Tanto rimane rossa perché c'è quella. C'è che grimaldello. Pantegane, tanta roba. Sì. Qua ci sta della roba da prendere. Camera da letto, a dire da scassinare. Sta tipo qua. Che cazzo ti urli? Anello con occhio rosso. Dobbiamo passare, ma qua abbiamo preso tutto. Sì, abbiamo aspetta, preso tutto. Ma stiamo andando. No, 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 non volevo andare qua. Io sono entrato. Porca aspetta, troia. Ma sei entrato dove? Perché io qua ho girato una statua che dava nel corridoio. Sì, 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 sì. Io sono, l'ho passata. Ma qua di c'era una. C'era solo una roba da raccogliere. Vabbè. Vai. Perché? Cos'è? Ho trovato una roba strana, aspetta. Fluido chimico. 53 colpi, ragazzi, cioè non mi finiranno mai. Allora, qua dove stiamo andando praticamente? Stiamo andando. Sì, perché se... qua mi sa che. E dove di c'era? Qua... qua dove c'era? Allora, la camera da letto. Esatto. No? L'ho sbloccata precisamente. Però sto tornando indietro perché di là torniamo nella sala che avevamo già esplorato. E vabbè, tanto nella camera da letto che devi fare? Ah, hai ragione, è vero, hai ragione, scusami. È vero. Tanto dobbiamo fare un cazzo. Vabbè, andiamo nella sala principale. Qua però sto corridoio, attenzione, sto corridoio in moda rosso. No, esatto, però a me, aspetta, non sono andato. C'è qualcosa che abbiamo preso. C'è da capire. Il vaso? Vaso l'ho rotto. Non c'è una minchia. Qua, ok, c'è una polvere da sparo in un cassetto. Sono tornato nella stanza degli angeli di sta gran minchiazza. Ok, pure io. 50 o 60 colpi non ho fatto niente. Allora, andiamo su. Andiamo su? Sì, sì, sì. Sicuro, c'è perché qua lampadario. C'è. Qua c'è, aspetta, c'è? Qua c'è uno stanzino. Allora, andiamo allo stanzino, aspetta. Qua c'è uno, una dependance, cazzo. Ah no, un'altra maniera di andare su, mi sa. Aspetta, troppa roba. Esatto. Ah no, perché se mi no, sono un coglione, di qua si torna indietro. Però lì c'era una stanza, l'ho vista bene, allora, aspetta. Esatto. Ah no, ma il nome del coso. L'ascensore. No. Why are you here? Ho trovato il duca. Pure io ho trovato il duca. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not?
Skulletresk? The very same. Why don't you take a look? Tu non trovi? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Vai a fare in culo, vai. Guarda lì il diorama. Il diorama. Allora, vediamo se posso vendere qualcosa. Vendi oggetti. Io non... Oh, salva. Io sono salvo. Io. No, punizioni di pistola non li vendo, raga. Cioè, ho capito che. No, neanche la soluzione medica vendo. Ma siamo scemi. Ah, intanto fammi leggere qua, va. Labirinti di Norshus. Un artigiano del XIX secolo fu. Cosa sto sentendo? Fu bandito dalla sua terra in quanto eretico. Vagò a lungo prima di stabilirsi in un remoto villaggio. Nostein creò quindi quattro labirinti: il castello, la casa sulla collina, la ruota idraulica, la torre di ferro. Concluse le sue opere e si tolse la vita sparandosi alla tempia. Bravo. Ogni labirinto è unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare. All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di quattro esseri umani che pare fosse la adorata moglie di Nostein. I labirinti sono le loro tombe. Pazzesco. Qua ci metto l'anello? No. Salvare, li salvo anche. Aspetta. Mi ha salvato un attimo. L'anello... Una sfera. Ma non che cazzo questo ti oggetto. Urli? Ma questo è scemo. Allora, e se metto l'occhio qua? Non può, non può. Non può. Va bene, va bene, va bene. Ah, questa è la musica di salvataggio, c'è qua, eh? Sì. Ok. Niente, sto salendo su dal lampadario, visto mi. Sì, perché tanto qua è un enigma per uscire dalla porta. Allora, quindi... qua invece è il posto della demo, È vero. Di Maiden. Sì. Allora. Vediamo cosa c'è in questa stanza. Qua, non ho bevuto il cazzo da... Erba verde. La Starcagna, se vediamo. Sì, allora. Quest'anno, qua non sto trovando un cazzo in questa stanza di merda. Comunque alla fine è una minchia, cioè ti ricordi che dicevamo sì, ma tanto Maiden vedrai l'aggiorneranno. Vedremo gli easter egg. Abbiamo visto sto cazzo, abbiamo visto. Allora l'hai sbloccato, aspetta. Dove... Allora, atrio principale, lì l'abbiamo, lì è una shortcut. Allora, guardiamo prima sotto, prima sopra, sotto sarà chiuso come minimo, come nella demo. Questo. Vediamo un po'. Questa è una shortcut, ok. È che chiusa dall'altro anch'io. Lato. Boh, quindi dobbiamo andare forse sopra, tendenzialmente, stai dicendo. Tendenzialmente sì. Va bene. Dove ho trovato l'erba verde, tra parentesi. Boh, forse ho spaccato un vaso. Acqua, trovato. Attenzione, già qua la cambia una porta rispetto alla demo, non c'è la Madonna con Gesù Cristo in braccio. La wire room. Boh, dimmi tu dove vogliamo esplorare per primo. Ah, vedo, qua dice, hai ragione, sì. La wire room si apre. La wire room si apre. Quella di fronte a te, giusto? Uh-huh. Andiamo lì, a sto punto allora. Si è aperto lì, andiamo lì. Le tecniche di produzione del vino del castello Dimitrescu risalgono al XV secolo, molto prima dell'arrivo. Alcina Dimitrescu ha raggiunto questa tecnica al suo peculiare tocco che dona al vino un gusto corposo e intenso. Sangue Virginis. L'avevamo già letto nella demo questo. Sì, sì. Guarda qua lo stemma. Interagisce. Una bottiglia sperata speciale decorata con dei fiori. Non ce l'abbiamo. Niente, qua ci dobbiamo venire quando abbiamo una bottiglia, ho capito. Va bene. Allora, con le spalle alla cosa del vino, andiamo a sinistra o a destra? Allora, con le spalle alla cosa del vino, andiamo a sinistra. Comunque te lo sto dicendo, lo porto indietro. Mi sa. Addirittura? Sì. Adesso vediamo, lo tengo. Vediamo un attimo la storia, ma mi sa che lo sfrutto per...
per prenotare altro e poi ne riparliamo quando cala. Come ho preso il 2 a 15 euro sto Natale, farò questo perché... Ok, no, io penso di tenerlo, anche se magari... Ah, qua c'è la stanza con la faccia di cazzo. Ah, boh, l'hanno spostata qui. Devi metterci l'occhio rosso, se ti ricordi. Sì, che è l'anello, giusto? Cioè, l'anello lo esaminiamo. Esatto. Aspetta. Allora, qua si apre un corridoio. Vogliamo andare qua o vogliamo andare prima dall'altra porta? Che effettivamente qua magari si prosegue. Andiamo dall'altra porta. Esatto, quindi torniamo indietro. L'occhio rosso non l'ho ancora messo. Io l'ho già messo. Ti apre solo la porta, quindi se torno indietro all'altra porta grigia. Allora, occhio rosso. 200 lei. Qua, questa porta grigia, l'avevamo vista nella demo, non mi ricordo se da dove arrivi. Adesso stiamo andando dall'altra parte, andiamo dall'altra parte. Aspetta. Allora. Ho messo l'occhio mentre che c'ero, ma non sono entrato. Ah, è chiusa dall'altro lato, Peppe. Dobbiamo andare per forza dove si fa l'occhio. Niente. Okay. Ti ho risparmiato la strada. Aspetta che torno indietro. No, boh. Ok. Però qua mi dà ancora tutto rosso, Gesù Cristo. Ma c'ho dei vasi da rompere. Ma li ho rotti. Aspetta. Io... Sì, vatto, è tutto rosso. Bah. Hanno rotto la minchia, non i vasi. Però ti dirò, sai che sono contento che non abbiamo più Lycan in mezzo ai coglioni? Perché mi avevo spaccato sì, esatto. Adesso detta sta cosa vedrai che ecco. Boh, tentato alla porta. Mosche di merda. I haven't cut open a man in a while. Mi hai straspaccato i coglioni. Slice your jugular. Ma scusami, che schifo. Io come cazzo faccio? Io guarda, secondo me me lo succhi, da vivo, da morto è uguale. Ah, ma è porco, aspetta. E vai a fare in culo, piccia. Nemmeno io, guarda. Ah, io sto andando. Oddio! Io sono caduto di sotto invece nella demo di Maiden, praticamente. Ma non so dove andare. Sì, sta roba l'abbiamo già letta. Il primo giorno di lavoro, tutta roba che abbiamo già letto. Niente, Beppe, devi andare da dove arrivavamo con la demo di Maiden, praticamente. Ti aspetto. Ti devi scappare giù. Sì, sì, ti aspetto lì. Allora, in compenso però, ecco, sono un coglione, ho sprecato tutte le cure. Allora. Sento della musica pazzesca. Sono senza cure ufficialmente, però non è un problema perché in questo gioco abbiamo capito che... Guardala lì, la Dimitresca. Fa calda come un boiler. Guardala là. Ah, quello lì è, però la bottiglia mi serve. Dio, canino. E vabbè, andata così. Boh, andata via la Dimitrescu, io adesso ti salgo su. Allora, vaschiamo bene perché io ho paura di perdermi della roba. Già le scene quando mi inseguono io vado in panico, non so più che cazzo fare. Ma sai che io faccio... Roba... Allora, a me il panico viene subito sì. Poi una certa però mi... Tipo, boh, vado a cazzo duro e tipo sì, io non mi rompere i coglioni, ti ammazzo. Non so, dipende da quanto sono... Pinchia, cioè... io vado in panico, non riesco più a capire dove cazzo devo andare... No, io come già ti disse ai tempi della demo, a me viene voglia... Dipende da quanto sono immerso, se sono poco immerso così dico ma non mi rompi i coglioni. Cosa c'è qua? Qua c'è una cassa da rompere, una pianta verde adesso. Dove? Dove cazzo dei rotti? Sotto? Sotto. Sotto, sì. Però io lì mi dà ancora che non ho esplorato tutto, torno un attimo indietro, cosa cazzo ho perso? Minchia, è poco chiaro spaccare le cose, è poco chiaro. Ma tu la bottiglia non l'hai presa ancora, cioè ce l'ha lei in mano. C'era lei, si è rinculata lei la bottiglia. Cioè c'è qualcosa che non trovo qua. Allora... C'è qualcosa che non trovo. Aspetta, perché me la dai? Perché me la dai ancora rossa? Perché mi devi fare girare i coglioni? Ma di fa
No, torno indietro, adesso mi faccio... Allora, barili, tavolo, tavolo. Vabbè, effettivamente è un problema. Cioè, cos'è che non ho trovato? Ma non c'è un cazzo. Zoom parabà, Cioè, zoom o è perché pappa. ci sono quei cazzo di rubini buttati sopra le travi, però ha rotto i coglioni, perché così mi devo... Ah, eccolo, l'ho trovato il rubino, vaffanculo. Ah, lo vedo anch'io, l'ho visto anch'io. Sì, però mi hanno Probabilmente rotto il ho rotto il cazzo. cazzo. Quindi sai che vuol dire che nel villaggio sai quanti ce n'era di sta minchia? Anche Boh. perché saranno dei collezionabili di merda, eh. Lo No, dico li usi per io. venderli. Li usi per venderli, Va li ho già bene, venduti. però allora. Boh, qua sono nel santuario delle gambe del Sì. fuoco. Che minchia devo fare in sto posto del cazzo? Dobbiamo Qua accendere il cavolo sta fuoco, questa penso. forse? Ah, bisogna spingerla. Spingila, con la testa. Nei due cosi. Hai capito? Ho acceso. Che enigma, eh. Che Sì. difficoltà, raga. Qua è tutto. Non vedo un cazzo, però, raga. Ok, Aspetta, però bravo. non sto Ah! riuscendo. Capito la difficoltà inesistente, però non sto riuscendo. Aspetta. Ma ti aspetto appena apri la porta, tanto è la parte della demo questa. Ok, basta colpirlo più volte, quindi in realtà la fisica inesistente, va bene. Sì, Boh. qua stiamo andando proprio sotto dove c'erano le... Raga, Tutto non ci... azzurro, quindi Sì, ma tutto non ci vedo una azzurro. minchia. Ok. Sì, boh, qua è proprio Maiden. E qua troveremo Ah no, qua no. praticamente... Qua non è azzurro. Sì, no, Cerchiamo. certo che è azzurro. Da me è Più azzurro. avanti, più avanti, Ah, più avanti, poco poco più super. avanti. Qua praticamente troveremo... È ricoperto di sangue rappreso. Troveremo i cristiani morti. E chissà se non ci sono anche i Lycan, perché a sto punto i Lycan sono amici della Dimitrescu, non ci sto capendo. Interagisci, Perché la coordinate di minaccia Dimitrescu ha parlato di suoi scartate. fratelli, eh? Help me Sì, brother. sì, sì. Sì, quello l'abbiamo già visto. Quindi quella gente lì sono i fratelli, sono... Madre Miranda. Chi minchia che ha aperto sta porta lì? Sì, comunque questi documenti sono tutta roba letta da demo, mi ricordo. Cristo. Chissà se c'è... Se ci sono di nuovo i cadaveri appesi a un filo trasparente. Sì, le candidate di Irina. Pazzesco. Quindi alla fine quel Gesù Cristo di cui vediamo i dipinti è Madre Miranda. Esatto. Quindi questi cristiani nel villaggio pregavano Madre Miranda come una dea e una certa questa qua Arrivata la bambina ed è uscita fuori di ha detto, testa. sai cosa? Vi scanno tutti. Sì, ancora appesi con la corda che clippa attraverso il muro. Tripla A! Parababam. Va bene, sì. Allora, crea E qua effettivamente a questo 80. punto è tutto rosso. 86 colpi della pistola. Più E intanto 9, tra poco 90. vedrai, tra poco arriverà qualche cristiano a rompere il cazzo, quindi... Allora, io tutto azzurro. Adesso, con la chiesto. Com'è tutto azzurro? Io c'ho tutto rosso, raga. Ecco, hai visto? Irina, appetito robusto. Micaela, appetito robusto. Lois, appetito robusto. Ingrid, È quello che aveva instabile. letto nella demo. Aspetta, Demo, ti hai trovato un Cristo che ti uccide? No, no, mi è caduto solo un cadavere. Beppe. Aspetta. Ok, c'hai Vai. gente che ti ammazza praticamente. Sì, ho spazio tutto azzurro. Quella parte dove sei tu. E niente, adesso lo Sì, vedrai. beh, me l'hai fatto capire che c'è gente. A parte che li sento. Non ho capito che tipo di bestia è. Però...
Tranquillo, ce la fai, Eric. Mi sono... Ma oh, dove... Tutto azzurro, buongiorno. Allora, cerchiamo di capire. Quanti siete? Che cazzo siete? Che cazzo volete? Sono i contadini di... Cosa cazzo? Ah, è più bestia del dio. Ma che cazzo sono i Nazgul? Ma poi queste asce, ma... Questa è Excalibur, c'ha. Vai, vale, stat. Io al cazzo. Non mi state toccando, sono talmente loro, non mi sta... Sì, una troiata, Beppe. Dai, ma non si può fare un gioco così, ma avete rotti i coglioni. Painkiller. L Damnation. Uguale. Qua ce l'ho già entrato. Se ho visto pigliando male, sento voci di mio padre, mi piglio male. Non riesco a capire se... Certo che se ti fanno a Bugutaus in casa... Minchia. Non riesco a capire se nel gioco mi stai arrivando un... Rifai, comunque niente, le punizioni sono molto ridimensionate, ma tanto ho capito che tanto le trovi, quindi... Bomba artigianale. Ma non ho capito, sbucano dei muri, perché qua... Senti, c'ho di coltello, affanculo, mi fa. Perché devo sprecare munizioni per ste merde? Guarda! Ma cos'è? Ok, qui ce la devo prendere. Cioè, mi mette più ansia sta musica di merda. Sì, quando l'ho vista arrivare da lontano ho detto, mio Dio, poi... Boh, sono tornato di nuovo a vedere tre cure, eh. Sono tornato... Non mi hanno toccato, manco una volta. Ma queste sono le... sono le tizie. Per me sono le tizie, sono le tizie. Poi hanno Excalibur in mano. Boh, tutto blu, ti aspetto alla fine quando c'è una scala che porta su, dimmelo. Allora, io Eric non so come dirtelo. Il gioco penso che è carino, perché mi sta intrattenendo, ci sto giocando volentieri, però non è il 7, fondamentalmente. Non è il 7, ma non è manco Resident Evil, quello è il problema. Cioè, l'avessero chiamato Villaggio, fatto da Capcom, dici vabbè, sì. No, ma allora, ascoltami, Resident Evil Village, va bene, spin-off, non è un problema, spin-off. Non mi interessa neanche Resident Evil, scusami. Revelation non mi interessa nemmeno. Sì, però dice Revelation Village. Però no, Resident Evil 8 canonico, trilogia di Ethan Winters, e mi fai sta merda. Poi se stessimo parlando di Ethan Winters, ti fa investigatore del paranormale, io posso ancora capire. Però a parte che Ethan Winters che regisce il dolore, gli è massacrato, gli ha piantato dei coltelli nelle gambe, si è segato le mani, ha tre dita che gli mancano. Non lo so. Ivan mi ha scritto delle robe oggi pomeriggio. Collana di Ingrid. Capito, collana di Ingrid. Però raga, ai, è di bestia. Vabbè, alla fine sono riuscito a farmi dare un colpo. Io sono riuscito, sono bravo adesso a sparare dall'in in testa. Non lo so, Eric, sono... Me l'aspettavo diverso. Ah, io non voglio dire che aveva ragione Cesco, però effettivamente... Se glielo scrivi... Ma vabbè, ma tu, cioè, non è che gli hanno detto che è un piccio, io gli ho detto che è un piccio. Volevo solo capire se si gasava, No, effettivamente non avrebbe fatto per lui. No, esatto. Cioè, guarda, da una parte sono contento quando sei entrato a comprarlo, perché una roba del genere lui avrebbe speso 70 euro e l'avrebbe mandato a fanculo, l'avrebbe... Sì, l'avrebbe droppato. L'avrebbe droppato.
non è il problema il drop, il problema è che gli facevo, cioè, gli facevo spendere 70 euro, quindi... Ma a me frega un cazzo, sgranasse una volta ogni tanto, però... Però sono nel cilindro del primanale. Sta, ma stuppatela nel culo sta spada, ma non rompermi i coglioni. Fare il culo. Sì, queste qua sono le damigelle, praticamente, di cui abbiamo... Non so che cosa hanno... Non so cosa hanno potuto pensare per sviluppandolo. Allora, è stato pensato come uno spin-off, comunque. Lui è nato come uno spin-off. E si sente. Perché poi hanno detto, no, l'hanno... sai cosa? Lo dobbiamo mettere in continuity perché è pazzesco. Loro hanno detto che gli è venuto talmente troppo bene che hanno deciso di metterlo in continuity. Per me è un'altra cosa, invece. Per me potrebbe essere che Sony ha spinto Capcom a dargli un gioco di peso per PS5. E ha detto, senti, fate una... Cioè, magari, ci sono messi d'accordo, ma... Invece di Revelation fate proprio un nuovo capitolo per PS5. E questi non hanno avuto voglia di reinventarselo. Sì, capito. Capito. Gli avrei detto, guarda, per uscire dalla console, se facciamo uscire anche un Resident nel giro di qualche mese dopo, sì, facciamo pisciare. Io sto salendo, Beppe, sto salendo. Io sto salendo, sto salendo. Allora, questa tanto sarà chiusa. Esatto, perché abbiamo solo la foto di famiglia di sta minchia. Cioè, onestamente, poi magari adesso... Ma perché mi devi rompere i coglioni? Ah, passi attraverso, raga. Un problema se passi attraverso. Ma di nuovo? No, raga, no, basta. Non ce la fa. Sto scappando, sto cracogliendo. Permesso? Ma non mi rompere la minchia. No, spacca coglioni. Mi piace il tiracazzo e il tritura balle. Allora, aspetta, raccogli, non so cosa raccogli. Però mi avete rotto il cazzo. Bullets cannot harm. Che sta succedendo? Ciornia sei ciornia comunque, non te la fa. La luce del sole. Cazzata nera. Lo prendo come un sì. Aia, bestia. La madonna. Posso andare di qua? No. No, devi... Allora. Devi... Ah, devo picchiarla. Porco di Dio. Va bene, aspetta. Ma cioè, non allora, fa niente. Fa. Che devo stare? Ma tu gli stai sparando? Sì. Sì, perché praticamente a quanto ho capito, se c'è l'aria... Vai tu. Quanto ho capito se ci... Boh, l'ho ammazzato. Ok. Continua a essere comunque verde. Quindi io... Busto cristallizzato. Sì, perché praticamente a quanto ho capito se sono esposte all'aria fuori dal castello possono crepare. Sono immortali solo nel castello, va bene. Busto di cristallo. Ah! Ok, quello dobbiamo metterlo poi lì. Esatto. Quindi... Dobbiamo ammazzare tutte le stanze del castello. Tra l'altro ti ricordi che abbiamo letto la storia di... Aspetta, fammi riorganizzare un attimo. Possiamo tornare indietro a vedere perché mi sa che... Ah, no, non dicevo, indietro. Ti ricordi che abbiamo letto la storia di quell'inventore che c'aveva i busti delle figlie? Sì, ok, esatto. Va bene, esatto, torniamo indietro. Niente, Beppe, allora, io vorrei solo farti notare una cosa fondamentale. Cioè, non mi sto più spaventando. Io. Io non mi sto più spaventando, è grave. È grave perché io mi spavento con Skyrim, raga. Abbiamo un problemino.